Buongiorno. 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 Buongiorno, sono Simona Colombo e vorrei chiederle quali sono i motivi che l'hanno spinta a candidarsi come rettore. Sì, dunque, avendo fatto tanti anni direttore di dipartimento, l'ho fatto per 13 anni perché sono state varie riforme nel frattempo, quindi il dipartimento ha preso dimensioni e funzioni diverse. Era già un'esperienza organizzativa importante perché dirigere il dipartimento di medicina è come guidare il Titanic, sperando che non affondi nel frattempo, naturalmente. Quindi è stata un'esperienza abbastanza formativa. È stata una sfida. A me piacciono le sfide ogni tanto, ma mi piacciono quelle con me stesso, non con gli altri, per cui la sfida era su me stesso. E sono le sfide peggiori perché è difficile vincerle, perché quando sfidi te stesso non è facile vincerle, perché di solito le perdi. Però ho preso questa decisione un po' perché molti me lo chiedevano, perché avendo fatto tanti anni direttore di dipartimento di medicina avevano visto forse in me delle qualità che io sinceramente non vedevo, però mi hanno così rincuorato. E poi ho accettato questa sfida perché ho verificato se potevo salire a un livello superiore e quindi imparare cose nuove, perché sennò dopo un po' mi annoio. Quindi sto già pensando cosa fare dopo il rettore, dovrò vedere cosa fare per cercare di fare qualcosa di nuovo, perché sennò alla fine sennò ti annoi dopo un po'. Se tu stai nella tua comfort zone non cresci, quindi devi fare esperienze a volte molto diverse. Questo è un consiglio che vi do: fate cose diverse anche che non c'entrano niente con quello che fate. Vi mettete alla prova ed è gratificante. Comunque si impara, anche se si perde, si impara sempre qualcosa. Qualcuno diceva: io non sbaglio mai, ma imparo sempre. O meglio, io non perdo mai, ma imparo sempre. È un consiglio che vi do. Voi siete giovani, avete tutta la vita davanti e accettate le nuove sfide, anche quando vi sembrano molto lontane da voi. Quindi io non avrei mai pensato di fare il rettore. A un certo punto ho detto: perché no, proviamo, vediamo. Un nuovo mondo, accettiamo questo e vediamo come funziona. Spero di farlo bene, tutto qua. Mi impegno almeno.